Anche a Caltanissetta, così come in tante altre città italiane, si è tenuta la fiaccolata promossa dai sindacati per dire no al disegno di legge La buona scuola del governo Renzi, che in questi giorni è in esame al Senato. Dopo i flash mob delle scorse settimane e lo sciopero generale dello scorso 5 maggio, continuano dunque le azioni di protesta dei docenti che insieme a studenti e sindacati sono nuovamente scesi in piazza per ribadire la loro contrarietà alla riforma della scuola. Il problema non riguarda i sindacati, ma riguarda la scuola nel suo insieme, insieme generale, ma soprattutto riguarda il futuro del paese, che è veramente a rischio, perché la vera scuola o la buona scuola, come la voglio chiamare, non è quella che ci vogliono prospettare tramite questo DDL, che significherebbe al contrario l'affossamento della scuola, soprattutto della scuola pubblica. Noi non vogliamo che l'istruzione venga trasformata in merce, assoggettata a quelle che sono le leggi del mercato è vista proprio come un mercato. Noi non vogliamo assolutamente difendere i posti di lavoro che effettivamente verrebbero ad essere messi a rischio, paradossalmente nonostante i tanti sbandierati 100.000 in missione ruolo. Siamo pronti a difendere la scuola pubblica fino all'ultimo respiro. Noi siamo convinti che oggi non è una tappa di arrivo, è anche una tappa di partenza. Siamo convinti anche che qualora il governo dovesse votare la fiducia, anche l'ennesima fiducia anche sul disegno di legge sulla scuola, noi prevediamo un settembre caldo veramente. La cosa che mi fa arrabbiare è semplicemente una: quando c'è un contratto c'è una categoria in mezzo alla strada. Credo che chi governi abbia perlomeno il dovere di chiamare questa categoria, metterla lontano al tavolo e discutere. Non può decidere imperativamente, apoliticamente, sulla pelle di tutti i lavoratori. Questa è la cosa peggiore che può succedere in questo momento, ma non solo a noi ma anche agli altri lavoratori. Ritiri il DDL o in ogni caso immediatamente effetti in decreto legge per le immissioni in ruolo dei precari e poi si discuterà con i tempi dovuti per modificare il DDL della scuola. Questo è quello che chiediamo. Una riforma non può essere fatta imposta dall'alto, deve essere condivisa dalla categoria e la categoria che deve in ogni caso partecipare alle scelte di quello che è fondamentale per il nostro paese e per lo sviluppo della nostra nazione.